Salineers, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi, prima di iniziare questo video, salutiamo le tre personcine che hanno commentato di più nello scorso video, che sono la Check, Sara e Astrid. Vi mando un bacione e vi auguro una bellissima giornata. Mi raccomando, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta che commentiate più che potete in questo qua. Un bacione e buona visione. Allora, ho assolutamente bisogno, proprio la necessità di vedermi bella oggi, anche perché domani dovrebbe essere il mio compleanno. Vi giuro che in realtà è un discorso che mi mette un po' in imbarazzo. Però vi racconterò un pochino quello che ho organizzato, dai, per domani. È una cosa molto molto semplice, anche perché sono ancora un pochino incinta, quindi non si può fare niente. Allora, devo assolutamente farmi un pochino carina, come ho detto, perché sono inguardabile. Madonna, mi sto consumando la gravidanza. Ok, queste bimbe belle mangiano tutta la bellezza di mamma. Ecco cosa succede. Infatti mi sento prosciugata. Dopo mi devo ricordare di mettere anche l'olio sulla pancia perché mi sto scordando e non va bene. Non le voglio le smagliature. Ce le ho già quelle della Selena e mi bastano. Ora pettino i capelli così li snodo. E poi mi faccio una piastra. Oddio, c'è un nodo. Ho dimenticato, mi sembra, la spazzola. No, aspetta, non l'ho dimenticata. Non l'ho dimenticata. C'era, non l'ho dimenticata. La spazzola, aglio, quell'altra, perché questa fa un botto male. Ok, in teoria se mi faccio la piastra dovete sentirmi più carina. Accendo la piastra intanto che mi snodo i capelli. E ho preso anche la ceretta per farmi le sopracciglia, che è da un po' che non le faccio e sembro inguardabile. Ecco, inguardabile. Domani. Non ci posso credere che sto per fare 19 anni. Non ci credo, non ci credo. Quindi vi dirò che ne faccio 18 e ve lo dirò per sempre, sappiatelo. Sì, no, mio Dio, mi sento anziana, un sacco. Io sono rimasta, vi giuro, quando avevo un'età tra i 14 e i 16 anni. I 17 li potevo accettare. I 18 anche, i 19 no. I 19 no. No, 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 no. Sono grande, però non sembro. Questo mi consola in realtà. No, io ho paura di crescere, non mi piace. Non mi piace per niente. In realtà molte persone quando mi dicono sei una bambina che cresce due bambine, pensano che sia un insulto per me, ma in realtà io la trovo una cosa super carina. Anzi, preferisco questo. Molto, molto di più. Ho snodato i capelli, ora aspettiamo che si riscaldi per bene la piastra e prendo una salviettina, non una salviettina, ma un dischetto. E mi strucco, anche se non dovrei avere chissà quanto trucco addosso, se non giusto il correttore che avevo messo ieri per le occhiaie, che tra l'altro sono riuscita a recuperare quella di mia sorella. Perché se no ogni volta lo dimentica. Ecco. Adesso potrei fare le sopracciglia. Abbassiamo un po' la piastra. Così me la prendo con calma. Le ho portate in teoria. Guardate che carine. Ho ordinato l'altra volta e mi è arrivato l'altro giorno. Questi qua. Che sono da mettere nei capelli. Di solito sono quelle che si mettono tipo nelle treccine afro. Ma le ho viste anche su un sacco di codini. E quindi ho voluto prenderle. Le ho prese sia in argento che dorate. Solo che non so dove le ho infilate. Le altre. Poi ho preso anche questi qua, gli elasticini per la sele e infine vi giuro un botto di questi elasticini così
per la sele, che erano da attaccare con la calda, i fiocchetti, quindi da parte, anche i pompom, le palline, erano tutte da attaccare a parte. Infatti è stato un bel lavoretto che abbiamo fatto io e la sele, ci siamo divertite molto, a parte che dopo un po' ce ne erano avanzate un paio e infatti le vuoi attaccare su una delle tue bambole, intendevo tipo sui vestitini, no, per fare una cosa carina, lei sì, è arrivata e fa pum, gliel'ha attaccato in fronte, tipo sembra che i suoi bambolotti siano i brufoli adesso. Però vabbè, se a lei piacciono, va bene. Allora, stavo cercando la ceretta. Che ho messo qui. Questo panzone è gigante. Comunque dall'applicazione mi ha detto che dovrebbe essere grande come un melone. Un melone grande. È grande. È grande. Stavo dicendo che vi raccontavo un pochino quello che ho organizzato per domani, che ribadisco è una cosa molto 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 easy, anche perché non si poteva fare diversamente. Allora, la torta, come vi ho detto anche l'altra volta, alla fine l'ho ordinata io perché avevo paura che il mio mamma mi prendesse un gusto che non mi piaceva, dopo io sono una lagna, e quindi ho voluto chiamare io. E ho chiamato e la passiamo a prendere domani verso le 4:40-4:50 questa torta. E poi dopo, un attimo, faccio sto coso, ho paura di sbagliare. Dopo un po' che ti fai la ceretta mi sa che iniziano a crescere di meno. Allora faccio un attimino la ceretta e poi ricomincio a parlare. Ora devo farla qua ai lati e qua sotto. Io sono tanto brava a fare la ceretta alle persone, però a me così non ci riesco, più che altro perché lo specchietto mi servirebbe. Io ce l'avevo uno specchietto. Perché ho anche paura di prendermi l'extension della cina. Sono riuscita. Allora, ho finito. Adesso uso questa qui. Oddio, è molto mentosa. Troppo. Ok, basta. Allora, qui. Questo non ci serve più. Questo non ci serve più. Perfetto, adesso vado con la piastra!
adesso mi sento già un pochino più guardabile, mi faccio le sopracciglia, mi metto un po' di correttore e forse anche un po' di baby cream, adesso vediamo. Comunque mentre mi trucco parliamo appunto di quello che ho organizzato per domani, ecco. Ho chiamato questa pasticceria che a me piace un botto e ho ordinato la torta e dovremmo essere una quindicina di persone, dipende. E allora tipo arriveremo in questo posto che a me piace moltissimo, non ci vado veramente un botto di anni penso, ma dal ricordo che ho ci andavo tipo a dei compleanni quando ero alle elementari o anche per delle altre attività tipo della chiesa che andavamo lì per stare un pochino insieme. E in pratica il posto è un bowling, ma è un bowling molto molto grande dove c'è anche una sala giochi molto bella. È grande, tantissima. La parte che a me piace di più sarebbe il fatto che c'è molto molto spazio per i bambini, anche tipo come la sele, perché ci sono i gonfiabili, le robine, i giochi per loro, anche per i piccolini come Mate. Ci sono veramente veramente un sacco di cose con cui loro si potranno divertire, nel senso, dai, io non è che potrò fare chissà che cosa perché appunto sono incinta, però mi fa piacere che almeno i bimbi si divertano. E per quello ho scelto questo posto qua. Ma allora, prima di andare lì, ho prenotato per le 6 o 6 e mezza, non mi ricordo. E arriveremo lì per le 5 e mezza, secondo me. Perché dobbiamo passare prima a prendere la torta, che la passeremo a prendere verso le 4 e 40. Così la passiamo a prendere e poi ci dirigiamo subito verso il bowling. Arriviamo, aspettiamo, cioè ci sistemiamo un pochino, vediamo com'è il posto, così dai anche noi per ambientarci, non lo so, che poi non ho idea di che cosa mi potrei mettere. Non ho vestiti, non lo so, però ho la mattina abbastanza libera, quindi forse faccio un salto da qualche parte e vedo se trovo qualcosa di carino in caso. E appunto arriviamo, aspettiamo che arrivi un po' di gente. Mi sa che passiamo a prendere anche la mia migliore amica noi, perché ho invitato anche in caso tipo la sua famiglia, perché la conosco da un botto di anni, conosco sua mamma, conosco i suoi fratelli, quindi gli ho detto che se volevano venire, tanto è una cosa molto semplice, mi faceva piacere. Però ha detto che forse lavorano, quindi mi deve far sapere se la dobbiamo andare a prendere noi oppure se viene con loro. Comunque arriviamo, dai, ci, come si dice, prendiamo un po' la mano della situazione, aspettiamo che arrivi un po' di gente. Poi appena arrivano un po' di loro, mia sorella ha detto che magari facciamo una partita al bowling, e mentre i bambini invece andranno in questo reparto bambini dove ci sono i gonfiabili, i giochi, tutte queste cose qua, si divertiranno. E poi secondo me trascorrerà così un'oretta e mezza. Si faranno le 7, 7 e mezza e poi ci mettiamo a tavola. Dovremmo fare cena lì, ognuno si prende quello che vuole, perché fanno, c'è la pizzeria tipo lì dentro, pizzeria, hamburger, però dopo appunto ognuno sceglie quello che vuole. E appena finiamo di mangiare ci sarà la torta e tante chiacchiere e niente, come avrete capito è una cosa molto molto semplice. Poi vi giuro che per il mio 19esimo, prima o poi recupererò tutti questi compleanni. Partorisco, mi rimetto in forma perfetta e appena mi accetto, rifesteggio per bene il compleanno. Ecco che cosa fa. Ecco, sì, assolutamente sì. Ne ho bisogno, vi giuro che appena mi rimetto per bene ho bisogno di una giornata tutta 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 dedicata a me e alle mie amiche. Sarebbe stupendo. Quindi per adesso facciamo una cosa easy, ma poi si recupererà. E suppongo che i vostri 19esimi sono stati più entusiasmanti. Però se no avremmo fatto una cena e basta, così normale, e non lo so come mi andava. Tipo di farlo in casa, ci avevamo anche pensato, solo che non lo so, mi sarei annoiata e basta secondo me, a parte per la torta. Ho detto dai, proviamo a fare una cosa così, che almeno la cosa che mi fa piacere di questa
di questa attività è che mia figlia si divertirà tanto nei gonfiabili, quindi dico dai, se io non posso fare quello che avevo in mente per sicuramente il mio 19esimo, mi basta che la mia piccolina si diverta. Ecco, una cosa molto semplice. Allora, ho quasi finito. Ah, c'è la mia principessa qua che mi sta spingendo un bel po'. Comunque, io mi sto traumatizzando, ma che poi io non collaboro, con quella cosa, perché mi sono veramente messo un botto in mente il parto in acqua. Mi ispira tanto, però dopo c'è mia sorella che mi dice: no, io faccio l'epidurale, secondo me lì farà malissimo, e ti sbraderai tutta. E cioè, lei è proprio molto, anche lei, molto mi aiuta, no? E quindi mi sta facendo prendere male. E non lo so, non lo so. Perché tipo adesso io quando faccio la vasca mi rilassa un botto, mi rilassa veramente, veramente un botto. Sicuramente in quel momento starò morendo, chissà come sarà. Poi io mi guardo tutti i video tipo delle donne che hanno partorito in acqua e fa un botto senso, però fa, cioè ovviamente fa senso anche quando non sono in acqua. E mi fa un botto senso, però non dovrei guardarmi queste cose secondo me. Perché sicuramente non troverò mai un parto dove nessuna urla e sono tipo che bello. No, non succederà mai. E ho un botto ansia. Il punto è che manda il... E il fatto è che manca veramente poco. Manca veramente, veramente, veramente pochissimo al mio parto. Cioè, un mese? Siamo a maggio. Cioè, tanto lei potrebbe nascersi anche a fine giugno, quindi secondo me manca un mese. Cioè, lei fra un mese potrebbe essere fra le mie braccia. E se non è fra un mese, comunque qualcosina in più. Ma niente di che. Dio, fa tanto senso. L'unica cosa che mi consola quando penso a ste robe è che comunque se noi, cioè noi ci basta aprire la porta e vedere che al mondo ci sono tantissime persone e tutte queste persone comunque sono nate in questo modo perché non c'è altro modo. A parte il cesareo, però vabbè, anche quello lì non è una passeggiata, da quello che ho capito. Eppure la gente continua a fare figli. Continua, continua, continua. Il che vuol dire che è una cosa fattibile e che non dovrei morire. Ecco. Ecco quello che intendevo. Certo che l'essere umano è un po' Certo che l'essere umano è un po' masochista, eh? Ma perché non potevano farli i maschi? Io non lo trovo corretto. Cioè, almeno che vada a sorte, tipo, uno rimane incinta e poi ogni tanto partorisce il maschio, ogni tanto partorisce la femmina. Così sarebbe giusto, se no no. Ok, in teoria una sopracciglia è pronta, anche se non mi fa impazzire. Ma tanto domani le rifarò, quindi queste non sono quelle ufficiali. E possono stare anche così, dato che oggi l'aiuto non deve fare nulla di speciale. Ma non mi piace, non mi piace, non mi piace. Oh oh. Ok, io direi così. Non mi piace in realtà, però vabbè, dai, basta. Dopo se continuo a guardarlo. Ma fa veramente schifo! È orribile, non si può guardare. Il punto è che prima mi piaceva un pochino. Poi dopo l'ho toccato troppo.
e non mi piace più. Quindi ce l'ho con me stessa. Faccio l'altro, vabbè, tanto come ho detto oggi non devo fare niente. Non importa se sono inguardabile. Facciamo l'altro sopracciglio. Ok, io sono pronta. Adesso magari mi metto un po' di terra. No, sto così, tanto devo stare in casa. L'avrò detto 45 volte, però devo stare in casa oggi. Anzi, sono già le 3 e qualcosa, mi metto le scarpe che tra poco devo andare a prendere la Selena alla fermata.